Buonasera cari amici di Dopocena, benvenuti negli studi di Fano TV tra i divani rossi. Come vedete e come avete visto dalle inquadrature della nostra regia, lo studio è pervaso da strani figuri buffamente vestiti. Allora noi vogliamo capire chi sono, che cosa sono venuti a fare e perché sono qui. Allora interloquiamo subito con loro. Innanzitutto buonasera, benvenuti. Chi siete e cosa siete venuti a fare soprattutto? Buonasera, siamo veramente orgogliosi e fieri di portare i saluti del nostro carissimo Duca Guidobaldo II della Rovere, che ci ha mandato in missione qui a Fano per annunciare al mondo che a Fossombrone ci sarà una grandissima festa in onore di tutta la corte di Urbino. L'8, il 9 e il 10 maggio si chiama Trionfo del Carnevale e sarà una festa memorabile. Ecco, allora ponga anche i miei rispettosissimi saluti al Duca. Li porteremo, sarà ecco, fatto. Farete dallatori della nostra benevolenza. Anche la Duchessa, ovviamente. Anche la Duchessa, soprattutto, anzi, ce la saluti con particolare attenzione. E siccome tanta presentazione impone anche qualche cenno storico. Orsù, messere, mi dica. Grazie. Noi nasciamo da poco tempo, però sono già 2 anni e siamo infatti veramente fieri di essere di nuovo qua ad annunciare effettivamente che questa festa, questa rievocazione storica denominata Trionfo del Carnevale per la secondo anno, quindi dopo un'assenza di 12 anni, viene di nuovo riorganizzata da questo gruppo magnifico che oggi siamo vestiti già in clima, però di solito calati. Andiamo via vestiti diversamente. Sono, no? sono un po' più seri. Tranne lui che invece ci lavora proprio. E lui è proprio così, insomma. Dopo lo interpelleremo. Però la festa in sé nasce l'idea circa 20 anni fa. E poi è stata ferma per alcuni anni e poi finalmente la Proloco Forum Semproni ha ripreso in mano tutta l'organizzazione. È una festa, una rievocazione storica che risale al 1559, al tempo appunto del Duca Guidobaldo II della Rovere, ed è una festa in onore del fratello del Duca, il Cardinale Giulio della Rovere. Questo è attestato in dei documenti, quindi noi siamo ripartiti da lì storicamente, abbiamo ripercorso le fonti, perché il buffone di corte del Duca Guidobaldo, Monaldo Atanagio Atanagi, che era un buffone, e bisogna anche far capire che cos'è un buffone, non è il giullare, ma è bensì un uomo della corte, quindi sapeva cantare, sapeva scrivere, sapeva recitare e soprattutto era sempre al seguito dei nobili. In quell'anno, nel 1559, era al seguito del fratello di Guidobaldo II, Giulio della Rovere, il cardinale di Urbino, che era in visita a Fossombrone. Lui amava molto Fossombrone, anche perché Fossombrone, ed è questa una cosa da specificare, è una città rinascimentale, è legatissima alla città, alla capitale Urbino, ma è una città del Rinascimento. Quindi il duca cosa fa? Manda il buffone a seguito del fratello cardinale. Il fratello cardinale riporta in un suo diario che durante un periodo particolare, il periodo di carnevale, vengono organizzati delle giornate di festa in cui c'è un palio che si chiama Cursa all'Anello, che vedeva protagonisti tutti i più nobili della Fossombrone dell'epoca, che si contendevano il palio del cardinale e ovviamente dopo la manifestazione c'erano feste e notti di bagurdi. Chi più ne ha più ne mette, insomma. Da lì siamo ripartiti e abbiamo ricreato questo nostro evento che è forse uno dei più importanti, se non il più importante che c'è a Fossombrone. Ecco, allora noi abbiamo fatto questa piccola gag all'inizio, ma i buontemponi che sono qui ad accanto a me, ce n'è uno che non parla, è soltanto muda e figurante, sono dei buontemponi, però sono all'interno della Proloco Forum Semproni che organizza tanti eventi, non solo questo. Però insomma era carino così partire anche da questa gag per farvi calare un pochettino in quello che sarà il clima che nelle giornate dell'8, del 9 e del 10 maggio
saranno insomma padrone del centro storico di Fossombrone. E sul fatto che Fossombrone è una città rinascimentale, basta ripercorrere le vostre strade e si capisce a vista d'occhio, insomma, è veramente bello questo centro quasi naturale che è il corso, nel quale poi prendono vita non solo questo, ma tutti gli altri eventi, certo, di cui voi siete, ma vi vestite sempre così? Per, cioè da adesso fino a sempre così, insomma. Sì, sì, sì. Sempre così. Sì, sì, sì. Va bene. Anche a letto. Anche a letto, dormite così. Con... Questa è la divisa ufficiale, però diciamo, quella insomma qui è al mio fianco illustremente rappresentate, è la divisa ufficiale di voi che siete gli organizzatori. Sì. Poi dopo ogni contrada, ogni luogo avrà la sua, quindi insomma colori, giochi, insomma c'è tanto. C'è tanto. Le novità, Alessandro, di quest'anno invece rispetto alle edizioni passate, quali saranno? Oltre al fatto che comunque abbiamo confermato molte delle cose che sono riuscite l'anno scorso, abbiamo deciso di potenziare notevolmente questa manifestazione. Abbiamo aumentato di un giorno aggiungendo il venerdì sera, quindi venerdì sera 8 maggio avremo una conferenza di apertura, poi avremo le taverne aperte, sono delle taverne organizzate dai vari quartieri, che ripeto sono 12 come l'anno scorso, e che sono filologicamente Battima e rispecchieranno con i loro menù tipici rinascimentali quello che era un tempo il discorso delle taverne e delle locande. Quindi avremo modo di ospitare in queste taverne parecchie gente, che sarà secondo me anche, oltre allo spirito goliardico che vogliamo dare alla festa, siamo lieti di annunciare e a ribadire che sarà una festa a misura di famiglia, a misura di bambino. E oltre a questo, infatti, abbiamo ricreato una piazza all'interno del centro storico in cui avremo dei giochi e dei laboratori per bambini, e abbiamo potenziato gli spettacoli, e quindi siamo veramente contenti di essere riusciti a portare avanti questa seconda edizione in maniera molto più grande di quanto era stata fatta l'anno scorso. Avremo un corteo storico di circa 800 figuranti, forse anche di più, però. Quindi divisi tra popolani e portacolori dei vari quartieri e dai nobili, oltre a varie corti fuori da Fossombrone, come quella di Cagli, quella di Urbino. E quindi siamo sicuri che l'aspetto culturale e l'aspetto storico degli spettacoli sia preponderante rispetto ad altri aspetti. Quindi. Bene, insomma, voi ce la mettete tutta, questi ragazzi si impegnano e comunque hanno orgogliosamente e giustamente ribadito che questo è una rievocazione storica a tutti gli effetti di un evento e di un accadimento che ha preso vita nella storia proprio e che fa parte della storia e della cultura di Fossombrone, quindi onore e merito a loro che l'hanno ripescata e l'hanno riproposta. E quindi insomma, prima di chiedere a Nicola insomma sugli spettacoli, Francesco, volevo chiederti anche l'impegno che ci mettete come Forum Sempronii a mettere su un programma così articolato, che dopo adesso vedremo. Tanti giorni, tante manifestazioni e soprattutto concentrate, insomma, quindi se non per non lasciare buchi, direi. Noi abbiamo puntato ad un aspetto che secondo quello che è poi l'evidenza dei fatti ci ha dato ragione, e ovvero il gruppo. Ecco perché oggi siamo qui e mancano alcuni rappresentanti del nostro gruppo operativo. Salutiamoli. Che li salutiamo. L'impegno che ce l'avranno messo, sì. Sicuro. Non avevano il vestito pronto. No, però la cosa che deve essere chiara è che comunque per fare un evento di questo tipo c'è un lavoro madornale dietro. Certo. È un lavoro di mesi, di riunioni, perché ne abbiamo fatte, ognuno di noi sa quanto tempo ha dedicato a questa manifestazione, ma soprattutto c'è proprio una ricerca e un'attenzione ai particolari, perché quello che è veramente deve essere chiaro, che questa rievocazione, a differenza, senza entrare nel merito, certo, di altre città, sì, beh, certo, noi abbiamo puntato dall'inizio a che questa festa sia realmente una rievocazione a tutti gli effetti, quindi dalla cantina, come diceva, dalla locanda, come diceva Alessandro, ai giochi storici, al palio del cardinale, ai vestiti e soprattutto all'aspetto storico-culturale.
perché è sicuramente un punto di forza e importante ribadire che questa ricerca che noi abbiamo messo in campo è una ricerca fatta di persone che ci stanno dietro, che studiano, che guardano al particolare, tante persone che qua non potranno essere visibili e che anche il giorno della festa non saranno visibili, ma che lavorano nel, diciamo, dietro le quinte, come le sarte che ci cuciono i vestiti, come chi opera materialmente per allestire, come chi dei quartieri lavora tutti i giorni per rendere tutto filologicamente storico-culturale e a tema, ovviamente. È così, perché insomma in queste manifestazioni il falso storico, l'arraffazzonamento è dietro l'angolo, è facile da fare. Invece bisogna rendervi atto che questo è un impegno aggiuntivo, già l'impegno di organizzare un calendario di eventi così, insomma, su 3 giorni, che non è poco, però farlo anche secondo un rigore storico, una precisione anche dal punto di vista filologico, come dicevi, non è una fatica aggiuntiva, però insomma, no? Questo... No, per aggiungere un'altra cosa, noi proprio da questo punto di vista, anche tutti gli aspetti che magari qualcuno sottovaluta, come ad esempio il tovagliato, sarà tutto ovviamente dell'epoca, o chiaramente, ricreato, no? Però non ci saranno materiali di plastica, non ci saranno ad esempio gruppi musicali con un'amplificazione, perché noi abbiamo pensato che anche da quel punto di vista, ovvero quello folcloristico, debba essere rinascimentale la festa, perché è facile mettere su la cassa con DJ, no? Esatto. E questo anche i quartieri ci sono stati vicini e ci hanno dato il loro supporto, come anche l'amministrazione comunale, che è sempre presente e ci sostiene, ma soprattutto il gruppo organizzativo, che si è fatto veramente non in 4, in 8, 12, 16. Allora Nicola, i piatti c'erano, ma i mixer no, i però mixer, all'epoca i piatti c'erano, ma i mixer no. Però lo spettacolo, anche se non ci sono i mixer, da voi è assicurato, perché insomma, parlaci un po' anche così, tanto per solletticare l'appetito e il palato di quanti vedono questa puntata, insomma, cosa andranno a vedere coloro che si recheranno in quel di Fossombrone. Certo, quest'anno abbiamo pensato... mi lascio trasportare... Ecco, no, quest'anno, prego, quest'anno abbiamo pensato di potenziare, insomma, in maniera importante tutti gli spettacoli, quindi una cosa di buon impatto sarà, oltre a vedere un bel corso addobbato con dei bellissimi standardi anche lì studiati a livello storico, abbiamo ricercato ormai le famiglie, se c'erano delle famiglie che facevano dei lavori o di cose particolari, piuttosto che vedere tantissimi, come diceva Alessandro, 800 persone vestite in abito rinascimentale o curare insomma i menù, che anche questo è tutto intrattenimento e spettacolo per le persone. Abbiamo pensato di far venire più persone che danno animazione, quindi abbiamo visto che c'è un particolare piacere nelle persone a avere gente comunque sia che fa spettacolo, che fa intrattenimento, e quindi, tanto per buttare là qualche sasso nello stagno, abbiamo pensato di... L'anno scorso c'era solo un gruppo che si muoveva e faceva musica e girava libero per tutte le vie, quest'anno abbiamo preso 3 gruppi musicali, anzi 4 gruppi che girano per tutte le 3 vie che animeranno insomma questi 3 giorni. Abbiamo preso abbiamo chiamato altre persone, ovviamente tutti che sono professionisti nel loro mestiere e che fanno spettacoli coi trampoli, col fuoco. Abbiamo anche qua i ragazzi di Fanno della Pandolfaccia che vengono insomma a fare un po' di lotta tra armate, di insomma gli sputafuoco, un po' di cose bellissime. Abbiamo gli animali, perché allora quando c'erano queste cose il duca amava anche e la gente, insomma i nobili, vedere insomma gli animali, ed era sempre un'attrazione, era anche simbolo di potenza, di questi hanno talmente soldi, sono talmente ricchi che portano persone di qualsiasi tipo, e quindi portavano anche questi personaggi con questi animali, tipo ci sarà un'animazione con tipo dei serpenti, avremo dei rapaci che faranno volo notturno e diurno, quindi una cosa storicamente... La falconeria. Di allora, che quindi era molto in uso, molto bella. Avremo, tipo ci sarà un angolo, più o meno verso metà del centro storico di Fossombrone, che si chiamerà il Pozzo delle Streghe. Ecco. In questo posto ci saranno molte cose
dove sarà molto magari piaciuto ai maschietti, perché ci saranno delle persone, delle ragazze che faranno delle animazioni, tra le quali c'è una medichessa, quindi una persona che con filtri, pozioni d'amore, piuttosto che una oculoiridomante, una persona che ti legge il bulbo oculare, quindi ti guarda, ti legge l'iride, ti guarda e ti dice il futuro. Ci saranno delle ragazze che fanno animazione insomma, col fuoco, queste streghe, quindi che escono da là, fanno un'animazione e poi vanno per le vie, quindi si fermano e vanno in vari gruppi. Questo a metà del corso? Questo sì, a metà del corso, ma poi le vedrete girare. Insomma, in ogni dove. Poi avremo dei momenti particolari dove ci saranno degli spettacoli proprio indicati. Okay. E in più, per tutta la serata, quindi dal pomeriggio fino alla sera, troverete sempre delle animazioni, quindi le tre vie, cioè non ci sarà mai una via spenta di entusiasmo e di spettacoli, ma saranno tutte vive, musicali e poi, giustamente vi diceva Francesco, tutta questa cosa sarà introdotta in un lato di Corso Garibaldi, sì. Ci sarà il mercato antico, mercato antico rinascimentale ovviamente, anche lì ci avremo dei personaggi particolari, avremo delle persone, proprio degli artigiani che fanno il manufatto proprio in quel momento, avremo un signore che conia una moneta, quindi uno potrà anche sia vedere una cosa storicamente, filologicamente corretta. Insomma, corretta e coerente, e quindi ci sono tante cose, poi ora io tutte le sorprese non mi va di dirvele, perché sennò non lo dobbiamo svelare. È bello creare l'attesa poi. Ecco, però insomma già quelle due o tre cosine che ha detto, insomma, penso che stuzzicano molto la curiosità di quanti vedono la puntata e insomma devono comunque essere attirati. Ma non... Spettacoli col fuoco, ecco. Spettacoli col fuoco. Ogni tanto mi viene in mente uno. Certo, tu quando ti viene in mente qualcosa salta su. Così, non ti preoccupare. Io parlo con Francesco, tu guarda, ma c'è questo, ora hai capito. Tu, ma perché noi siamo così, c'è tanta pure. Cosa. No, ma tu fallo pure che rende l'idea. Sì, va bene. No, mi inquieta un po', perché c'è uno sguardo, vabbè, comunque. Allora, però insomma, Francesco, un villaggio vero e proprio ricreato, insomma, dal mercato alla musica, ai nobili, alle contrade, alla giostra, insomma, non avete tralasciato nessun particolare, tutto è stato preso in considerazione. Sì, Nicola ha detto una cosa molto importante, quest'anno abbiamo una novità, a mio parere, di valore assoluto, ecco. Perché verrà un personaggio a coniare una moneta, ma la moneta che conia questo personaggio non è una moneta inventata, così è stata ricreata storicamente anche lì, dopo una ricerca che è recentissima, perché questa è la prima moneta battuta alla zecca di Fossombrone, perché c'era una zecca a Fossombrone, è stata attiva per un po' di anni e poi è stata chiusa, ed è stata battuta dal duca Federico da Montefeltro, che ovviamente tutti conoscono. Certo. La moneta sarà in vendita, quindi a veramente pochissimi euro, qualche euro, certo. Per chi è un bel ricordo, per chi viene alla nostra manifestazione, e avrà da una parte il simbolo di Federico, dall'altra un simbolo che per Fossombrone è storicamente ancora valido in parte, perché avrà i tre torricini, ora da noi invece ce n'è solamente uno, però che ricreano la rocca malatestiana che è in cima alla nostra collina. Oh, l'ingresso naturalmente è gratuito, cioè... Allora, l'ingresso è diviso in due momenti. Per quanto riguarda una parte, ha un piccolo biglietto d'entrata che sono 3 euro. Okay. Però il biglietto, bisogna ricordarlo, ti dà il diritto di avere anche poi delle agevolazioni se qualcuno tornerà a Fossombrone, nei bar, nei negozi, una scontistica particolare. Per cui 3 euro mi sembrano abbastanza legittimi. No? Per tutto quello che avete messo in campo, direi di sì. E poi invece in altri orari la manifestazione è libera. È entrata libera. Il venerdì sempre libero. Sempre libero? Sì. Quindi insomma anche il cibo sarà comunque un particolare... Che sarà presente. C'è una grossa battaglia fra le contrade, non solo tra i giochi storici che poi chiediamo a Marco. Ma anche tra i menù, perché tutti hanno ricreato almeno un piatto che l'hanno definito piatto del cardinale in onore di Giulio della Rovere, che è storicamente anche lì ricercato, e quindi si andrà da la loca al cinghiale, quello che era quello che erano
ovviamente allora. Le cibarie di cui si, no, ovviamente i duchi e anche i nobili si vantavano, perché poi anche per loro il momento del banchetto era un momento fondamentale, di era anche sfarzo, di momento per far vedere la propria potenza e il proprio, insomma, lustro nei confronti degli ospiti. Non si stava a tavola solo per mangiare, era un palcoscenico la tavola in quei periodi, no? Allora, punto cardine della manifestazione, Marco, è questa corsa all'anello, se vogliamo, che è un po', no, esatto, l'emblema delle giostre medievali. La corsa all'anello è... Attorno a questo c'è tutta una serie di cose. Sì, la corsa all'anello è il gioco, diciamo, principale, che dà più punteggio alla manifestazione. Più che giochi, più io parlerei proprio di sfide, ecco, perché proprio per i quartieri sono proprio delle sfide, in quanto si allenano tutto l'anno e per tante volte alla settimana per cercare di vincere questa manifestazione. Mm. I giochi, oltre alla corsa all'anello che hai prima citato, c'è la corsa col cerchio, la corsa alla botte, e il tiro alla fune e il taglio del tronco. Ah. E naturalmente la corsa coi sacchi. E i giochi verranno svolti il sabato pomeriggio, le eliminatorie e qualche finale lungo Corso Garibaldi, mm-hmm, mentre la domenica verranno svolti al campaccio, quindi alla tradizionalmente chiamata buca, diciamo. Ecco, quelli del luogo, diciamo. Esatto. E l'ultima cosa che voglio sottolineare è che comunque sia, anche se ne abbiamo parlato per ultimo, però i giochi sono una parte determinante di questa manifestazione, perché sono proprio, diciamo, i giochi sono la vita della manifestazione, in quanto senza i giochi e senza i quartieri tutto questo non potrebbe avvenire. Sono la spinta, il treno motrice, diciamo. E poi quello che, insomma, stimola un po' anche di più la curiosità di coloro che ci vengono a vedere la gara, a vedere l'abilità dei cavalieri, insomma, la giostra medievale è sempre stata una cosa molto, molto gradita a tutti, a grandi e a piccini, insomma. Dopodiché il vincitore cosa fa? Si tiene il palio per un anno e sbeffeggia tutto l'anno gli altri. Esatto, funziona così. Sostanzialmente sì, funziona così, sbeffeggia tutto l'anno gli altri quartieri. E il vincitore dell'anno scorso è San Martino. Mm. E quindi quest'anno San Martino si è goduta, diciamo, tutta... questo dire. E non avrà fatto mancare, insomma, il suo sbeffeggio. Nessuno. degli altri partecipanti, insomma, questa supremazia che quindi si è guadagnata. Vi invitiamo pertanto a vedere se San Martino riuscirà anche quest'anno a confermarsi, ecco, diciamo, se ci sarà qualche altro quartiere che vincerà. Sono forti quelli di San Martino. Sono agguerriti. Sono agguerriti, diciamo, sono agguerriti. Sì. Va bene. Naturalmente poi il programma sarà consultabile, loro hanno una pagina Facebook, No, tutto il programma con tutte e tre le giornate, quindi se quello che, insomma, non siamo riusciti a, come dire, no, farvi ascoltare qui questa sera, lo potrete vedere, giusto? Come? Dico bene. C'è anche cartaceo, ovviamente. Il cartaceo. Adesso faremo delle brochure, saranno delle mappe dove descriveremo dettagliatamente tutte le varie attrazioni. E quindi, insomma, non ci sarà modo di perdersi, insomma. Ma a Fossombrone poi basta andare su e giù per il corso sì. E non si sbaglia. Allora, la rievocazione storica è, insomma, comunque sia l'asse che vi ha guidato nella ricerca e nel mettere in piedi questo evento. E per rimarcare questo aspetto di storicità, di vera e propria rievocazione storica, Forum Sempronio ha voluto dare un segnale ben preciso, una nota rimarchevole a questo aspetto, con una conferenza iniziale che darà il via, il là ufficiale. Allora, è anche questo un evento al quale ci tenete molto, perché, insomma, caratterizza la storicità di questo Carnevale, trionfo del carnevale. Sì. No, il discorso che facevamo prima, noi abbiamo basato tutto sull'aspetto comunque sia storico, culturale e rievocativo della manifestazione. Ed ogni anno abbiamo pensato di introdurre il carnevale, quindi il trionfo, con una conferenza di apertura, ogni anno con un argomento differente dall'anno prima. L'anno scorso abbiamo parlato della famiglia della Rovere, che poi è la famiglia di appartenenza del duca Guidobaldo e di Giulio della Rovere, quindi del cardinale protagonista.
Quest'anno invece abbiamo, secondo me, un argomento straordinario, certo, e sono orgogliosissimo di dirlo qua. Il venerdì apriremo diciamo all'ora dell'aperitivo, ecco, perché così la gente può anche magari dopo fermarsi nelle locande a mangiare. Perché da venerdì sarà e tutto operativo. Tutto operativo. Okay. Noi abbiamo pensato di inaugurare questo carnevale con un personaggio straordinario che tutti conoscono, che è Leonardo da Vinci. Sì. Molti non lo sanno, ma Leonardo da Vinci è stato anche nelle nostre terre. Era al seguito di Cesare Borgia, quando Cesare Borgia ha cercato ed è anche riuscito in parte a conquistare il Ducato di Urbino, e al seguito di Cesare Borgia Leonardo passa nelle nostre terre, passa anche a Pesaro, a Fano, Cagli, Fermignano, Urbino ovviamente, e nel suo taccuino disegna, fa degli schizzi delle varie fortificazioni che erano presenti nel nostro Ducato. Lo fa per un motivo pratico, perché ovviamente Cesare Borgia aveva necessità di capire come era strutturato l'aspetto difensivo, ecco, del Ducato di Urbino. Per poi, insomma. Una delle rocche principali era la Rocca Malatestiana di Fossombrone. La Rocca Malatestiana di Fossombrone, Leonardo la descrive e la cita anche nella sua opera più importante, che è il Codice Atlantico, che è un insieme di tutti i documenti, di quasi tutti i documenti di Leonardo da Vinci e anche dei disegni. E fa un paragone con un architetto che lui conosce personalmente, ma che già era in età avanzata, che è Francesco Di Giorgio Martini. Francesco Di Giorgio Martini, anche questo è un personaggio notissimo, certo, è colui che ha fortificato molte delle rocche del nostro territorio, certo, quindi da Mondavio, San Leo, eccetera. Certo. Ma la nostra rocca ha una particolarità, perché nel periodo Guidobaldo, non secondo ma primo, al passaggio di Cesare Borgia, successivamente la fa distruggere. Ecco. Quindi dentro ancora si possono ritrovare gli aspetti rinascimentali dell'epoca. Quindi è a tutti gli effetti ancora come lo era nel 1502, perché stiamo parlando del 1502. E la cosa ancora più sorprendente è che nessuno sa che Leonardo da Vinci, o comunque pochi sanno che Leonardo da Vinci passa nelle nostre terre. In effetti, sì. E quindi noi invitiamo tutti alla conferenza, che oltre a Leonardo si parlerà anche di Francesco Di Giorgio, si parlerà della rocca e dei lavori che adesso sono stati fatti di ristrutturazione della rocca. Quindi vi invitiamo tutti a Fossombrone, perché oltre a mangiare bene c'è anche qualcosa da vedere e soprattutto da sapere in da questo sapere, caso. In questo caso. E quindi insomma, cari amici, cari telespettatori, insomma, fedelissimi di Dopo Cena, che sappiamo essere in tanti, sapete che l'8 e il 9 e il 10 di maggio a Fossombrone si tiene questa rievocazione storica di questo evento realmente accaduto nel 1500, e che il tutto sarà, insomma, così iniziato con questa conferenza e con questa bellissima testimonianza del passaggio di Leonardo nelle nostre terre. Bene, insomma, io, lor signori mi permetteranno di congedarmi da voi, e quindi insomma gli amici simpatici della Forum Semproni, compreso il mutissimo qui al mio fianco, sono stati molto esaustivi nella loro esposizione. Speriamo che vi hanno solleticato la curiosità di vedere che cosa avverrà e come sarà strutturato quest'anno, no? Il trionfo del carnevale a Fossombrone. Allora, grazie, allora, innanzitutto per essere vestiti così ed essere stati qui, che già quello va bene, costa fatica. Lui è l'attrespolato, che insomma, come si sta sul... No, perché i divani sono comodi, però sai, loro gli è andata un po' meglio. Salutiamo l'Augusto Messere qui al mio fianco. Amici di Dopo Cena, salutiamo la rappresentanza nutrita salutiamo a favore della Camera Centrale, così salutiamo tutti insieme. Dagli amici della Forum Semproni e dal Trionfo del Carnevale è tutto. Ciao, alle prossime!